ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, essere testimoni. Che cosa significa essere testimoni? Avete saputo esprimerlo nelle tre parole che hanno scandito la vostra riflessione in questa giornata degli strani, che è sempre un momento molto bello, a cui il Vescovo tiene tanto, perché voi siete i ragazzi e le ragazze fortunati, chiamati da Dio a servirlo più del cielo. Le tre parole che avete scelto sono vedo, sento, racconto. Questo è il testimone. Il testimone è anzitutto colui che ha visto con i suoi occhi. Certamente nella tradizione biblica la visione non è la cosa principale. Ma non c'è dubbio che nella Bibbia ci sono delle visioni. Per voi che siete ministranti, quindi già un po' teologi, vi dico addirittura la parola tecnica che si usa, le teofanie, che significa le manifestazioni. Ci sono nella storia biblica delle teofanie, Dio si manifesta. Per esempio, Mosè davanti a Roveto che ha, quel Roveto del tempo. Quelle spine che ci ricordano le spine della colonna di Gesù e il fuoco d'amore di cui si consegna la morte di noi e di noi della vita sono una teofania. Il testimone poi lo ritroviamo abbondantemente in tante altre esperienze, ma soprattutto in coloro che hanno visto Gesù, che hanno visto come Gesù ha operato, come è passato in mezzo ai suoi veri. Dunque, il testimone ha visto con i suoi occhi e può perciò raccontare quello che ha visto. È qualcosa di molto forte, di molto coinvolgente, che nella vita tutti noi in qualche modo possiamo sperimentare se il Signore ci dona la grazia di fare un'esperienza forte dell'incontro. Ma la cosa più importante nella tradizione biblica, ve l'ho detto, non è l'udito, è l'ascolto. Vedi sempre. Il Dio biblico è il Dio che parla al suo popolo. Dunque, che ha fiducia nella nostra capacità di ascoltare le sue parole e di comprendere. È un Dio infinito, immenso, eterno, che accetta di abitare nelle povere parole che sono le nostre, per dirci il suo infinito amore. E guardate, ragazzi, anche voi, più piccoli, per dirci che ci sono delle parole, anche piccolissime, che sanno dire qualcosa di infinito e di infinito. Le volete un esempio? Quando la vostra mamma vi dice ti voglio bene, ti amo, quella piccola parola contiene un dono immenso, meraviglioso. Noi siamo capaci di poter dire con una parola qualcosa di infinitamente grande, di infinitamente bello. O anche per esempio quella parola che Gesù dice sulla croce, Padre, perdono. La parola del perdono è un'altra parola che contiene qualcosa di immenso. Un amore all'infinito, un dono moltiplicato per l'infinito, per iperdono, un dono che non finisce. Ecco allora, noi siamo chiamati non solo a raccontare ciò che abbiamo visto, ma siamo chiamati ad ascoltare ciò che ci è stato detto dal Signore, con le sue parole, con il suo Vangelo, attraverso i suoi testimoni, i suoi apostoli, la sua Chiesa, e a raccontare la nostra storia. Vedete, carissimi ragazzi, chiunque abbia incontrato Gesù, ed io prima vi parlo della mia esperienza, non l'ha incontrato come un'idea che da qualche parte ha trovato in un libro, in un'enciclopedia, sul web o in una canzone. Il Signore lo si incontra come il vivente, che entra nella tua vita, che infiamma il tuo cuore, che ti fa innamorare di lui, di un amore così grande, così bello,
chi ha incontrato Gesù sa di che cosa sto parlando. E l'esempio dell'Apostolo Paolo, che dice non sono più che vivo, il Cristo che vive in me, è un esempio straordinario in questo senso. O anche oggi festeggiamo San Paolo, questo giovane, in realtà un giovane entusiasta, un po' incostante, perché come forse sapete, prima parte con Paolo e Paolo, ma poi si stanca, può ritornare da mano, torna indietro, poi una volta impara e diventa perseverante, fino a essere un testimone che Paolo alla fine della sua vita chiamerà accanto a sé nel tempo del suo martirio. Dunque, i testimoni sono quelli che non ci raccontano di lei, ma avendo vissuto un incontro che ha cambiato il loro cuore, la loro vita, avendo visto e avendo udito con i loro occhi e con le loro orecchie, possono parlarci di colui che è il Signore, non per sentito dire semplicemente, ma grazie ad un'esperienza che ha cambiato il loro cuore e la loro vita. Se io non avessi incontrato Gesù, non potrei essere questo. Perché io non vengo a dirvi quello che ho imparato da lui, pur avendone letto e scritto tante, ma io vengo a dirvi quello che ho vissuto e vivo, l'incontro che ho fatto, che ha cambiato il mio cuore e la mia vita e che mi porta ad essere, con l'aiuto di Dio, e spero che nell'ultimo istante della mia vita, testimone. Ecco, è questo che oggi il Signore ci chiede. Vedo, sento, racconto. In altre parole, ho visto te Gesù, ti ho visto con gli occhi della fede. Sento, ho ascoltato le tue parole e hanno fatto ardere il mio cuore. Ho vissuto questo innamoramento, per cui posso dire non sono più che vivo, è Cristo che vive in me. Io racconto questo incontro che ha cambiato e cambia ogni giorno il mio cuore e la mia vita, e lo annuncio perché è l'esperienza più bella, più viva, più trasformante che si possa fare nella vita. Ed è bello e giusto che chi l'ha vissuta la condivida con gli altri. Anche voi, carissimi ministranti, quando siete sull'altare con queste tuniche che vi fanno sembrare quasi degli angeli che circondano la mensa del Signore, siete dei testimoni, non dimenticate mai. Siete testimoni non solo con la parola, ma si racconta anche con la vita. Un ragazzo, una ragazza, un giovane, un uomo che sta lì sull'altare, che partecipa ai divini misteri, servendo l'altare, con quella sua sola presenza, diventa una luce che illumina il mondo. Una voce che squarcia i silenzi e raggiunge il cuore di Dio. Ve lo dico con un esempio bellissimo, quello che faccio sempre con i ministri. Immaginatevi che Cristo sia il sole. Cristo è il sole, perché la sua luce ci illumina, ci riscalda, no? La Chiesa, davanti a Cristo, secondo voi, da chi è rappresentata? Se è Cristo il sole, la Chiesa è la luna. Sì, questa è la luna. Perché che fa la luna? La luna fa una cosa semplicissima, raccoglie la luce del sole e la riflette nella parte del mondo. Questo è il compito della luna. La povera luna non ha una luce sola, non è altro che il riflesso del sole che la pace e che lei riflette nella notte. Ora, dicevano i padri della Chiesa, la Chiesa è come la luna, non ha una luce propria, la sua sola luce, il suo tesoro, Cristo. La Chiesa si lascia illuminare dai raggi del sole, di Cristo, dalla sua parola, dal suo amore, e irradia questa luce nella nostra vita. È una bellissima immagine. Allora, questa immagine io la ricordo per voi, se avete la vita. Ricordatelo sempre, ma lo dico anche a me, vescovo, il mio sacerdote, chi è sull'altare deve essere come la luna, cioè deve riflettere un altro, non deve risplendere di luce propria, non perché siamo bravi, buoni o belli, noi dobbiamo stare sull'altare, ma perché amiamo Gesù e perché accogliendo la sua luce la riflettiamo con la nostra preghiera, con la nostra vita.
Poi qui trago una piccola conseguenza. Alzate le orecchie con i cagnolini, perché questa è una conseguenza importante. La Luna riceve i raggi del Sole e li irradia nel mondo. Ma questo lo fa parlando o stando zitta? Rispondete. Stando zitta, la Luna mi parla. Allora, se voi dovete essere come la Luna, quando state sull'altare, dovete stare zitti. Essere una eloquenza silenziosa, cioè parlare attraverso la vostra vita, il vostro comportamento, irradiando la bellezza di Gesù che ha raggiunto, bruciato il vostro cuore. Allora veramente vale quello che avete scelto come mostra di questa giornata. Vedo, sento, racconto. Racconto con la parola, in tutte le occasioni in cui questo mi fa, ma racconto anche e soprattutto con la vita, con l'eloquenza silenziosa del mio comportamento, degli stessi, della gioia che inonda il mio cuore e che io vi ho dato. E non è gioia bellissima che si può provare alla vostra età, anche più piccola, e che si può provare anche a me, un vecchietto, perché ogni giorno, perché Gesù tocca il mio cuore e fa irradiare la mia vita. E allora preghiamo insieme, ripetete come, o Signore. O Signore, tu sei la luce che illumina la notte del mondo. Tu sei la luce che illumina la notte del mondo. Il sole che non tramonterà mai. Il sole che non tramonterà mai. Tu ci riscaldi con il tuo amore. Tu ci riscaldi con il tuo amore. Tu illumini le nostre menti. Tu illumini le nostre menti. Aiutaci ad essere i tuoi testimoni. Aiutaci ad essere i tuoi testimoni. A raccontare con la vita e la parola. A raccontare con la vita e la parola. Ciò che abbiamo visto e sentito. Ciò che abbiamo visto e sentito. Fa di noi. Fa di noi. I tuoi testimoni. I tuoi testimoni. Umili. Umili. Innamorati. Innamorati. Gioiosi. Gioiosi. Capaci di contagiare la tua gioia, a tutti i cuori avvicinati, a tutti i cuori avvicinati, perché tu sei il Signore, perché tu sei il Signore, tantissimo, il Dio vicino, il Dio vicino, che si è fatto uomo per noi, che si è fatto uomo per noi, te lo chiediamo, te lo chiediamo, per intercessione di Maria, tua madre, perché vivi e regni sempre.